per approvare il progettista del piano regolatore. Ironia della sorte, io sto qua e quei due stanno contenti. Perché una corrente del Partito Socialista voleva una corrente. Ma tienitela tu quella corrente se la vuoi. Sta bene con voi, finalmente abbiamo fatto chiarezza, scusate. Dal dibattito emerge abbastanza chiaramente, emergono degli elementi che poi possono portare a delle conclusioni, possono apparire semplici, banali e invece non lo sono. Si capisce, se poi così è, che in pratica il Paese ha avuto una gestione che ha tenuto conto anche dell'orbita partitica, della simpatia per determinati schieramenti o meno. E, andiamo avanti, non guardiamo queste situazioni che evidentemente vengono in qualche modo esorcizzate anche a livello nazionale, anche se naturalmente l'attenzione, l'osservanza deve essere sempre perenne 24 ore su 24. Si è parlato anche di liste eterogenee, di una certa mobilità che c'è stata nell'ambito anche degli schieramenti partitici qui a Ceglie, di candidati o simpatizzanti che gravitavano in un'orbita, in una sfera di partito e poi si sono trasferiti altrove, si sono trasferiti in altri partiti, in altre liste. E qualcuno ha anche evidenziato l'alto numero delle liste che sono presentate a Ceglie. Sono 7 liste. Ebbene, sicuramente la presentazione di queste 7 liste non può presentare perché tutto sommato Ceglie rientra in una media nazionale. Pensate che in Italia le liste presentate in media sono 7,9 per ogni consiglio comunale ovviamente. E quindi Ceglie diciamo che è sotto la media nazionale. Però il dato che forse stupisce molto di più è che nessuna lista è riuscita in qualche modo ad aggregarsi ad un candidato sindaco. Cioè non abbiamo avuto una confluenza per esempio di orientamenti, di voti, di espressioni da parte di due liste su un candidato. Questo perché è accaduto, professor Giovanni Gioia? Perché la presentazione di 7 liste e perché non c'è stato magari un dibattito preventivo che avrebbe potuto assottigliare sicuramente la candidatura dei sindaci? Quindi forse ponendo un minor pluralismo. Però avrebbe in qualche modo potuto accentrare anche i programmi, gli orientamenti e gli schieramenti già definiti. I tentativi ci sono stati e la discussione accesa di questa sera forse conferma perché sono falliti questi tentativi, forse. Io non sono stato nelle amministrazioni precedenti, non posso dire con documenti come possono dire gli altri quello che hanno detto, però vi dico che noi avevamo tentato un'aggregazione con il Partito Socialdemocratico e io ho un documento scritto, firmato dal segretario del Partito Socialdemocratico che ora vedo nella Democrazia Cristiana. Io non mi ero permesso prima di fare nomi e cognomi, ma l'ultimo comizio della Democrazia Cristiana mi ha facilitato il compito, oramai è dominio pubblico, ho visto una Democrazia Cristiana con la bandiera del Partito Socialdemocratico. È nello spirito della legge, probabilmente qualcuno ancora non ha capito la novità. Sì, Enzo Galetta, vedi, l'onorevole Mite ti ha fatto una preghiera, io la ripeto e te la rinnovo io. Non ti fare carico di cose di responsabilità che non sono tue. È vero che è libera, tutti noi siamo liberi di iscriverci a un partito, di abbandonare una posizione e prenderne un'altra. Io sono stato democratico cristiano quando la Democrazia Cristiana aveva un programma, aveva un progetto politico. Ora io aveva anche un sindaco, veramente. Aveva anche un sindaco. E mo voi non ce l'avete più il sindaco. No, non hai capito la battuta. Non hai capito la battuta. Non lo so, non sei stato felice tu a porla. No. Ora. Sei stato democristiano fino a quando avevi un fratello che era sindaco, probabilmente. No, mio fratello è stato sindaco nell'83. Una battuta così bassa era difficile capirla. Ora mi dai forza a risponderti. Vi siete me, ora non è più il sindaco la Democrazia Cristiana. E il sindaco ve l'ha tolto, chi sta ora nella lista vostra?
Questa è la bassezza, vi dovreste ora, ora erano forse... le stesse persone che tu stavi chiamato nella tua lista, né più né meno. Avevo, sì, certo, certo, io avevo creduto in un progetto politico, molti amici ci siamo messi insieme, abbiamo fatto un discorso politico, sto fischio qua che cosa? Forse deve andare più dietro, ecco. Avevamo concordato un programma, avevamo sottoscritto un documento, non è che dall'oggi al domani si cambia orientamento, caro Enzo Caretta. Ecco perché noi abbiamo detto che noi puntiamo sul programma e sulle persone che debbono portare avanti il programma, cosa che tu Bene. Dimostri di non aver Grazie fatto. Grazie professor Gioia, a questo punto ci fermiamo pochi secondi per uno stacco pubblicitario.